Il racconto della sua esperienza in politica come ministro della difesa, ma anche un'analisi della politica italiana al giorno d'oggi. Questo, ma anche tanto altro, nel libro scritto dall'ex ministro Elisabetta Trenta, che questa mattina è stata ospite a Palazzo di Città a Pescara. In questi giorni cerco di raccontare la buona politica che esiste e anche la cattiva politica. Parlare della cattiva politica significa cercare di aspirare a quella buona che mette al centro non il potere, quello cattivo. Potere è qualcosa di importante, è il potere, la possibilità di fare, di migliorare la vita dei cittadini. Quindi è buono che i politici abbiano il potere e che un ministro abbia un vero potere in questo senso. Quando il potere ricercato è altro, a quel punto gli obiettivi ci allontanano dalla possibilità di migliorare le cose, che poi è il compito di un politico. E anche qui molto spesso la politica utilizza le discussioni soltanto per separarsi, si diventa tutti come i tifosi di una squadra di calcio, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. L'obiettivo dovrebbe essere il dialogo. È buono che nel Parlamento non ci siano le stesse idee, altrimenti non avrebbe senso un Parlamento, però dovrebbe essere un luogo dove ognuno è disponibile ad andare un po' oltre quella che è la sua idea iniziale per arrivare a una soluzione che sia migliorativa. E questo non è successo ieri. Nel corso della sua esperienza da ministro, importante il ruolo avuto da Elisabetta Trenta nell'affrontare la problematica degli sbarchi nel nostro paese, scontrandosi spesso anche con una parte della politica. Ne ho parlato molto nel libro, rifarei tutto, perché il tema dell'immigrazione non può essere uno di quei temi che servono solo per parlare alla pancia dei cittadini e per aver consenso, perché sarà veramente una questione importante nei prossimi anni, soprattutto per il nostro paese. Se anche noi volessimo fare dei muri o se, come qualcuno dice, potessimo fare contornare, no, tutte le nostre coste di navi e fare un blocco navale, non servirebbe, perché purtroppo il fenomeno potrebbe crescere talmente tanto se non si va a lavorare sull'origine del fenomeno che noi potremmo avere dei guai seri. E allora dividersi tra chi è pro e chi è contro non ha senso, anche lì bisognerebbe operare come se noi fossimo degli ingegneri che debbono realizzare un progetto. Quali sono le realtà? Qual è la realtà? Da dove parto? Quali sono i vincoli? Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere? Anche perché l'immigrazione sarà un fenomeno che noi riusciremo, su cui riusciremo a lavorare solo se riusciamo anche a convincere l'Europa di tutto questo.